Buongiorno a tutti, io sono Salvatore Guido, sono laureato in questa università nel settembre 2022 e forse mi diplomo la No, settimana. assicuro che si diploma. C'è qua il Forse commissario mi diplomo la settimana sorprenderei prossima dalla nell'euro scuola di interni. specializzazione. Ora, la mia esperienza, diciamo, con la scuola è questa. Per me ho un importante debito di riconoscenza, tanto nei confronti di questa università quanto nei confronti della scuola, perché per me la scuola è stata un'importante doccia fredda. Io ho avuto un percorso lineare all'università, sono sempre stato abbastanza bravo, ma ora che in realtà ho qua di fianco il professor Tronetti e vedo il professor Fasani, a differenza della dottoressa Renarduzzi, non voglio pensare alle primissime prove che io ho fatto a scuola, ed è stata un'importante doccia fredda, perché sapevo insomma di essere bravo, la scuola invece mi ha fatto capire che mi dovevo mettere a studiare, perché altrimenti il post laurea non sarebbe stato così semplice. In realtà poi qua chi parla per ultimo sconta, diciamo, un po' il rischio di sembrare ridondante, però l'insegnamento che dà la scuola, io ricordavo l'altro giorno una delle prime lezioni del professore Tonoletti in cui ci aveva detto che magari all'inizio non avremmo capito subito la logica dietro la costruzione, diciamo, didattica della scuola, ma l'avrebbe capita solo alla fine. E devo dargli ragione. Cioè, devo dargli ragione perché in realtà, al di là anche delle conoscenze teoriche che la scuola dà, teoriche e pratiche che la scuola dà, la scuola insegna un metodo. Insegna un metodo molto importante per affrontare tanto i concorsi quanto, nel mio caso, l'esame di abilitazione alla professione forense. Su questo forse spenderei più un paio di parole per dire quanto la scuola mi è servita per l'esame, tanto per lo scritto quanto all'orale, perché allo scritto io, come diceva prima, preceduto, ho avuto, diciamo, un po' il lusso di poter scegliere, perché in 2 anni di scuola io mi sono sempre esercitato sia nei pareri che negli attiti, che nei temi, in tutte e 3 le materie. Ora, il mio, diciamo, cavallo di battaglia era la procedura civile, e sono andato all'esame portando anche gli altri codici, perché se qua va male, che non riesco magari a risolvere bene la traccia di civile, posso permettermi il lusso di scegliere, di spostarmi forse più sull'amministrativo, potevo permettermi il lusso di scegliere. Così anche allo scritto, poi alla fine ho fatto civile, la traccia che è uscita presentava sotto, cioè, un profilo che io non ricordavo bene, cioè in realtà non è che l'avessi poi approfondito, però lì la scuola mi ha insegnato ad aprire il codice, prendere in mano la norma, analizzare la norma e dare una risposta, anche alla luce un po' di quelli che sono i principi generali della materia. La stessa cosa poi mi è successa all'orale con il caso pratico. Con il caso pratico, che andava, diciamo, esposto oralmente, io ero abituato, insomma, con tutti i libri che girano, che preparano alla prima prova orale, a trovare la sentenza risolutiva nel codice. Ecco, io questa sentenza risolutiva, dopo un quarto d'ora che cercavo, non l'ho trovata. Il commissario, peraltro, mi ha guardato un po' spaventato perché ha visto che io a metà ho chiuso il codice, ho appallottolato, diciamo, il foglio sul quale stavo scrivendo, e lì ho ragionato. Ho pensato un po' a una lezione sia del professor Tronetti che dell'avvocato Rabai, dove avevano spiegato come costruire, diciamo, un discorso partendo, diciamo, alla luce dei principi generali e riordinando un po' le idee, no? I cassettini della memoria che ci sono in testa. Poi ho pensato al professor Fasani, al suo metodo dei 4 punti per fare il parere, dopodiché ho riordinato tutto un po' come mi aveva consigliato il dottor Morisi per poter affrontare l'orale. Ora, nella mia esperienza, io, cioè, per questo esame, diciamo, di abilitazione, sono stato proprio preso per mano e accompagnato dall'inizio alla fine di questo esame. È secondo me una cosa non marginale, molto importante, che io porto dentro di me, diciamo, della scuola. Al di là della didattica e della formazione, anche l'aspetto umano, cioè l'aspetto umano insegnarti un metodo che ti fa stare tranquillo, che ti fa stare tranquillo, superare la paura del foglio bianco, perché tutti quanti prima o poi ci si rende, cioè, che sia l'esame di abilitazione, che sia il concorso di magistratura o qualsiasi concorso pubblico, ci sono due righe e poi c'è un foglio bianco.
E lì la scuola ti insegna questo, ti insegna a guardare il foglio bianco e dire io qua qualcosa la devo scrivere. E quello, secondo me, ripeto, al di là delle nozioni che sono fondamentali, perché poi a me è successo sempre all'orale, di ricollegare più cose che mi sono state insegnate tanto all'università, ma quanto in 2 anni nell'ambito di corsi diversi, o comunque macro argomenti, diciamo, macro aree del diritto civile in questi 2 anni di scuola. E posso dire che mi ha permesso di presentarmi all'esame, non dico sereno, perché magari quando Discusse. stai con nessuno si presenta sereno, però almeno consapevole di aver fatto tutto quello che potevo fare. Ecco. E per cui, secondo me, mi dispiace che la scuola finisca, ma sono contento che la scuola in realtà prosegue con il master. E penso, sulla base della mia esperienza, che la formazione post laurea sia fondamentale, perché l'università, ripeto, non basta. Per me, lo ripeto ancora una volta, è stata una doccia fredda importante, che mi ha permesso, insomma, di fare l'esame e passare dal primo colpo, in tutta serietà, accompagnato comunque da docenti, da importanti esercitazioni che abbiamo fatto pratiche, tanto con magistrati quanto con avvocati. E poi non è neppure marginale l'importanza del tirocinio. A me il tirocinio aiuta tantissimo, io da parte mia avevo già fatto la pratica forense, poi avevo deciso di fare anche il tirocinio in tribunale, un po' per vedere come funziona dall'altro lato del banco, il concetto è sempre lo stesso, e vedere, diciamo, più cose scritte da più mani, con più penne, è stato altrettanto fondamentale. Quindi è veramente, secondo me, come post laurea è la scelta migliore per chi intende intraprendere le carriere classiche o per chi intende intraprendere qualsiasi altra carriera sempre nel settore pubblico. Io Grazie mille.